Altro tema è quello del Monte dei Paschi. È salito nuovamente agli onori delle cronache. Il presidente della Regione Rossi ha invocato l'intervento dello Stato. Lei che nella banca c'è stato, condivide questa richiesta? Mi verrebbe la tentazione di fare una domanda. Il presidente Rossi ha mai visto una banca dall'interno? Quindi diciamo non crede che sia quello, o non in questi termini, l'intervento In da questo fare. momento sicuramente è stato detto in mille salse, no. Forse tanti altri provvedimenti potevano essere e forse in parte sono ancora attuali o possibili. Quindi non è più il tempo di quel tipo di operazione lì, In quei sostanzialmente. termini nei quali viene richiesto, no, perché lo Stato ha già detto attraverso autorevoli esponenti di governo che non è possibile. Quindi credo che ormai, se si continua a dirlo tanto per dire che ho detto qualcosa, ognuno può continuare le sue. Lei crede che comunque ci sia un modo per salvare questa banca? Quella lì no, purtroppo, io lo dico con grande malessere. Come ex dipendente della banca, come cittadino di quella comunità, anche per tante cose, per come sono state anche gestite, perché il recupero che era possibile, secondo me, è stato fatto di tutto perché non ci fosse, difatti non c'è stato. Quindi ripartire da zero sostanzialmente. A ripartire a zero dove? Quella banca, purtroppo, lo dico veramente con un disagio enorme, non c'è più. È inutile stare a dirlo. La banca nella quale abbiamo lavorato tanti di noi non c'è più. Non è possibile immaginare col disavanzo anche che hanno realizzato questi grandi scienziati che qualcuno ha portato a dirigere la banca, parlo dell'amministratore delegato, del presidente. Poi qualcuno dovrà semmai rendersi conto se siamo ancora in condizioni di potersi affidare, ma non come S banca, come comunità senese, come è la terza banca d'Italia, dell'Italia, non d'Italia. Quindi qualche domanda qualcuno se la deve fare. E qualcheduno ce l'ha imposti. Non è che l'ha chiesti garbatamente. E anche qualche componente ha detto di no fin dall'inizio. Quindi il Presidente Rossi ha tutta la mia affettuosa amicizia, io non ho motivi, ma su questo argomento, quando si zitta, sempre tardi.